Questo sono io trasformato in un T-Rex che prova a rovinare la vita di Cat mentre cerca di completare delle missioni assurde, tipo dare da mangiare ai pinguini, nuotare con gli ippopotami, farsi mangiare da uno squalo, cavalcare un cammello e altre cose assurde che ci hanno fatti impazzire. Voi non avete idea di quello che abbiamo visto: un T-Rex che guida una macchina, però sdraiato sul tettuccio con le mani tutte buggate, e altri assurdi dinosauri. Però non voglio spoilerarvi altro perché morirete dalle risate. Fidatevi di me. Secondo voi, alla fine, sono riuscito a mangiarmi Cat per vincere? E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione. Lo zookeeper più figo di tutti è tornato. Oh sì, oh sì, guarda quanto sono figo. Mamma, vai a cagare, mi hai fatto... No, mi hai fatto spaventare, mi hai fatto spaventare. Ma non c'è una gallina, Cat, sei uno pterodattile. Coccodè! No, Cat, lasciami. Cat, lasciami. Tempo di lasciami. Fare il bagno. No, bro, là ci sono gli squali. No, bro, là ci sono gli squali. Tempo. Credo che mi si sia rotto un braccio. Ti elettrizzo. Ah, ti ho preso. E adesso ti lancio nell'acquario degli squali. Vieni qua. Pesciolini, mangiate. No, aspetta. Però fai caccare a lanciare. Oh, senti. Aspetta, vieni. Mi lancio io. Che cosa sta succedendo? Oh. No. Salve signor squalo. Allora, io sono qui per farla mangiare, perché ho una missione. Sono morto, sono svenuto. Perché ho una missione, devo farla mangiare. Come faccio a far mangiare uno squalo? Stai buono, aspetta, devo far mangiare lo sharks. Aia, ho una roccia conficcata nello stomaco. Allora, basta morire. Basta. Aia. Ok, perfetto, ti porto in salvo, amico mio. Andiamocene. Andiamocene. Allora, tu in realtà dovresti boicottare le mie missioni, ma non ce la farai mai. Allora, devo dare da mangiare agli squali. Vorrei dirti una cosa, hai uno sputo di vita. Io ho uno sputo di vita. Oddio, è vero, ho uno sputo di vita. Allora, non mi fare del male, per favore. Ma chi è che apre uno zoo con i dinosauri? Eh? Chi è che apre uno zoo con i dinosauri? Tu, Stegosandro, muori. Oh no, gli è uscito la scossa elettrica da dietro. Va bene, non mi farò domande. Oh, devo trovare il ragno perduto. No, qua c'è una granata. Perché io ho un'abilità chiamata taser? No. Perché... mi sono fatto saltare in aria. Non pensavo che fosse così. Ma perché mi ha chiuso il gioco? Signora, per caso ha visto un dinosauro strano a girarsi da queste parti? Signora, è signora, come di Signorini? Dove sei? Ketto? Non è possibile, bro. No. Dove no, sei, bro? Bro, no. Bro. È signore. Mi sembra leggermente eccessivo. Ma posso mettermi anche... No, mi sono fatto un civile male. Vestito. Aspetta, non è un civile. Controllo. Dove stai andando? Allora, devo dare da mangiare ai pinguini. Ma io come faccio a lanciarti la bomba? Ah, guarda, così. Boh! Esplodi? Perché non esplode la bomba? Ma non mi dire perché che l'ho lanciata nell'acqua. Cat, tutto a posto. Madonna, ti spacco una sedia nei reni. Vado a mangiare un paninozzo. Dov'è? Ma mi sono duplicato! Ti sei teletrasportato. Spacco la sedia. E là, aspetta, io e il mio amico. Io e il mio amico qua, Cososauro, vorremmo mangiare. Ho preso in mano uno sgabello. Cat, mi fai passare, grazie. Ok, devo dare da mangiare ai pinguini senza che Cat mi dia fastidio. Poi devo anche curare un branchiosauro. No, non puoi avere un taser. Io anche l'ho. Ho ammazzato una persona. L'ho ammazzata, guarda, Cat. Io ho un taser. Sono inciampato sulla sua testa. Tieni! Oh! Mi sembra un po' too much. Mi sembra leggermente eccessiva questa cosa. Ti ho fatto volare nell'iperspazio. Va bene, io sono su questa fantastica macchinina e ti investirò, perché io sono pazzo. Ma dicevo, sono...
in questa macchinina. Lasciami perdere, ma posso sfondare i vetri secondo te? Sì, posso decisamente sfondare i vetri. Allora, mi dai una mano a capire dove sono i pinguini e come faccio a far mangiare i pinguini? Cioè, dove stanno le cibarie? Aspetta, aspetta, nuova macchina che ti porto. Cerca un po' i pinguini, ragazzi. Tra l'altro, dopo io diventerò il T-Rex e Cat lo zookeeper, quindi sarà molto divertente. Sì, ma posso salire nella tua stessa macchina per caso? Non lo so. Aspetta. No, ti sono salito nel... Vabbè, io non ho parole di quello che sta succedendo in questo video. Allora. Là ci sono i delfini che sono come i pinguini perché finiscono uguali. Sono i penguins. Va bene, fammi... Eccoli, eccoli i penguins. Eccoci ragazzi. Oh, come faccio a far mangiare come faccio a far mangiare un pinguino? C'è la scatola del cibo qua davanti. Oh, mamma mia, ma quanto sei gentile, Frodo. Vediamo. Bro, perché io non mangio gli umani? Io pinguini! Mangio l'erba. Non l'ho lanciato fuori. Pinguini! Tieni, penguins. Ho fatto mangiare un pinguino fra come hai fatto? Mi spieghi come mi spieghi come hai fatto? Volevo far volare il pinguino. Il colpo ha fatto volare me, non so come. Ho dato un pesce a un pinguino. Però sei andato da quella parte e poi Ok, pinguini, ecco a voi. Ma non fate più del male al mio amico. Stupidi. Ok, ho una granata. Aia. Ho una granata e non ho paura di utilizzare. Aia. Oh, rialzati. Perfetto. Pinguini fatti. Adesso. Allora smetti di fare l'imbecille che mi è buggato il pinguino. Devo curare tutti. Un branchiosauro. Devo curare un branchiosauro. Sono io. Sei curami. Tu. Tieni, ti curo con l'amicizia. Ti ho regalato un orsacchiotto di peluche. Ha funzionato? Io lo ripeto, mi sembra un po' too much sta cosa. Ti sei curato? Ha funzionato? No. Ok, investo questa signora, molto bene, spostati. No, no, guarda, sono Ghost Rider. Fra, sono Ghost Rider. Sono morto, sono fatto saltare in aria. Perché non ho del clicco tasto sinistro volo? Ma perché praticamente quella è un'abilità del... Quello non è il branchiosauro, quello dovrebbe essere lo branchiosandro. No, vabbè, sì, forse c'è Alessandro. Dovrebbe essere Alessandro il branchiosandro. Ma fra! Dove sei? Aspetta, dimmi che ti ci puoi mettere dentro, ti prego. Ciuff. So col trenino. Si sposti. Ti prego, dimmi che ti ci puoi mettere dentro. Vieni. A dietro, aspetta. Sì, è una visita guidata, non ti puoi mettere nel trenino. Prova no, a colpire il trenino. Non posso. Colpire il trenino, volo. No, fidati, volo io. Guarda. Va bene, non c'è problema. Adesso vi farò vedere i delfini dal vivo. Posso salire col trenino sulle scale? No, dai, non posso salire col trenino sulle scale. Perfetto, aspetta, posso rubare delfini. Il trenino. Guarda, sono un delfino. Cioè, immagino gli spettatori che mi stanno guardando saltare con i delfini. Pure guarda, io posso essere un delfino. Noi siamo i veri delfini. Mi scusa, lei non può stare qua. Oh, mi scusa. Che cosa, bro? Non ho capito. Ho un pesce in mano e sono vecchio. Perché sta succedendo tutto questo? Posso far mangiare i delfini? Ho fatto mangiare i delfini. Ho una missione che dice fatti il bagno con gli ippopotami. Che vuol dire fatti il bagno con gli ippopotami? Che vuoi? Sono sulla ruota panoramica. Quanto sei bello sul trenino. Mi porti dagli ippopostici, per favore? Lì se puoi entrare. Ma mi sa di no. Vedi, questo non è un duro. Posso fare così. Vai, portami dagli ippopotami. Io ti dico, io dovrei essere esperto perché visto che questa è casa mia. Sì. Sì. Allora, eccolo, eccolo il dinosauro che è morto. Vedi dove sta? Sta qua. Ma è morto. Vabbè, risolto. Fatto. Ce n'è un altro morto. Io. Ah, ma sei tu. Allora mi serve trovare gli ippopotami. Aspetta, prendo l'altra. Mi trovi gli ippopotami, per favore. Che non li riesco a trovare. Devo farmi un bagno con gli ippopotami. Ehi là, amici ippopotami, dove siete? Allora, che posso trovare una piscina e quindi dovrebbe essere ippopotami. Sì, ma c'è un problema. Ma qua sono dinosauri. Come fanno a esserci gli ippopotami? Sono dinosauri. Gli ippopotami non credo siano dinosauri, sai? Sì, sono discendenti dei dinosauri. Sei sicuro di questa cosa che sono discendenti dei dinosauri? 50-50. Io ti spacco la testa. Lo sai che in Inside Out c'è rabbia che fa 50-50? Secondo me hanno visto i nostri video, secondo me. Ma perché ci sono i cammelli? Ma che senso ha che ci siano i cammelli? Non mi dire che... Bro, esci dalla macchina. Ok. Non investire. Ah!
bro, ti ho detto non li vesti. Vieni qua, vieni qua. Fidati. Fidati, okay. Vieni qua. Ho avuto un calo di zuccheri. Puoi guidare il cammello. Io non ho parole. Aspetta, facciamo una gara di cammelli, fra. Facciamo una gara di cammelli, vieni qua. Vieni okay, su vai. Questa crepa, ok? Mettiti. 3, 2, 1, vai. Gara di cammelli. No, mi volevi elettrizzare. Guarda che schifoso, infame. Oi, oi. Aspetta, aspetta. Ma se entrassimo nella vasca degli squali con i cammelli. Oh, oh. Allora, dov'è la vasca degli squali? Da questa parte, vieni. Entriamo nella vasca degli squali con i cammelli. Secondo me i cammelli sono idrici. Cioè, nel senso che possono andare sott'acqua. Vediamo. Guardi i cammelli idrici. Dov'è lo squalo? Lo squalo se n'è scappato. Ah, no, è qui lo squalo. Sta facendo del male lo squalo. No, sono finito sotto una roccia. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Facciamo che adesso divento il T-Rex. Guardate quanto è bello il T-Rex. Do la caccia a Cat. Signor T-Rex. Ho appena raccolto la cagata di un T-Rex, Cat. Posso elettrizzare il T-Rex? Questo gioco è strano. E Seba! E Seba, campioni di un mondo! E Seba, e Seba, e Seba! Passa la palla, passa la palla, passa la palla in mezzo alla roccia, tra la roccia e l'albero! E segna. Non ti ho detto che devi stare giù, imbecille di un T-Rex! E Seba! E Seba! Non funziona più! E Seba! Ma che cosa sta succedendo? Scusa, colpiscimi di nuovo, per favore. Colpiscimi di nuovo, in qualche modo. Aspetta, vai, caricando il taser. Vai, sembra okay. Che sto correndo per terra, vai. Ah, volevi. Mi sei un po' troppo forte. Bravo, tu sei Superman, non è possibile. Bambino, tu non puoi passare da questa parte. Ma, bro, ho fatto gol. Va bene, io ballo. Spingo le persone. Perfetto, devo diventare un T-Rex. Trasformazione. Questo è il ballo della trasformazione, tipo Sailor Moon. T-Rexamento. Dovete sapere che i T-Rex erano letali soprattutto per una cosa. Potevano prendere le loro cagate e lanciarle contro le persone. Vieni qua, Zookeeper stupido maledetto, che ti lancio la mia cagata in testa. Tu non sai oggi chi c'è da turno da lavoro. Chi mo c'è, vedi, chi mo c'è mo da vedi. Turno da lavoro? Ma come parli? Da turno Cena! Da lavoro. Dove sta? Ma non ci sei, bro. Dove? Cat, io sono un T-Rex che sta girando con la sua cagata in mano. Peggio di così non può essere. Cat, ti ho visto. Ti vedo. Anch'io. Ah, vieni qui. Maledetto, maledetto. Sei stupido. Bravo a parole, ma con i pugni dove la cavi? Ti ho lanciato la cagata sulla macchina. Ehi, non ehi, fa giro, niente giro, contro John Cena. No, casca il vieni mondo. Vieni qua. Casca la te. Ehi, lasciami. Lasciami. Dai, che vuoi fare contro John Cena, eh? Ah, che vuoi fare? Ti ho detto, lasciami un secondo, però. Mamma mia, questi Zookeeper di oggi. Ok. Attacco delle mille cagate atomiche. Vieni qua, vieni qua. Ti bombardo. Mamma con mia, la che mia nabbo, cacca. Che nabbo. Mamma mia. Aspetta, non riesco. Scalamuro, scalamuro, scalamuro. 360, calma. 360. Aspetta, posso provare effettivamente a lanciarti la mia cagata addosso? Voglio vedere che vabbè, succede. Niente. Ti mangio sulla mia cacca. E poi ti taserizzo. E com'è possibile? Va bene. Che sto caduto? No, oh, lasciami stare. Vieni, andiamo a prendere una macchina. Colpo del sole! Mi hai dato un calcio sui piedi? Sì. Che non funziona, dai, vieni, andiamo. Andiamo, ti porto io. Vieni, sì, mi mangio tutto. Posso usare il taser sulle... Ma scusa, perché questo non muore? Bro. Ma qual è mio zio? Non toccarlo. E questa è tua zia? Esatto. Perché non funziona? Non toccarla. Oh, ma come hai fatto a prendermi? No. Lasciami, non lasciami. Non posso lanciarti. Lasciami, per favore. Io devo scappare. Maledetto, okay, infame, mi hai rubato la macchina. Guarda come sono... Fra. Ma sto facendo surf. C'è un problema, ma guarda le mani. Bro, le mani. Bro, è tutto rotto. Io non ho parole. Io sono veramente senza... È necessario farmi esplodere la macchina? Sì. Ecco, così ti impari, sfigato, che non sei altro. Bro, arrivo a portarti la macchina e chiederti scusa. Non la voglio più la tua stupida e schifosa macchina. Adesso vado a prendermi un cammello. Vieni qua, cammellino. Vieni qua. E che sono comunque, un po' lontani, bro. La mia unica missione è semplicemente ammazzarti, quindi basta che t'ammazzi. Sto iniziando ad odiarti, lo sai? Aspetta, ma io posso prendere le granate fumogene? Non credo dovesse funzionare così. Ma mi hai fatto esplodere tu o ti ho fatto esplodere io? È volato lo
contro di Rex dall'esplosione della macchina, fratello, e mi è andato contro. Fratello, andiamo, fratello, ti riporto nel RC. Lascia stare mio fratello. Ti riporto nel RC. Nel RC. Oh, vattene un po' a cagare, letteralmente. Ma guardate questo. Salve, buongiorno, potrei avere del caffè, per favore? Posso accomodarmi e avere del caffè? Molto bene. Sto rubando le sedie. Bro, ho rubato le sedie. Sono un T-Rex che ha rubato le sedie. Ma perché? Come? Lo so, ho rubato delle sedie, non chiedermi perché. Aspetta, ho rubato una tazza. Aspetta, non so cosa io stia facendo. Volevo semplicemente un caffè. Tu, fammi un caffè. Vado a parlare con lo squalo. Secondo te il T-Rex può mangiare uno squalo gigante? Secondo me no. Ma dov'era l'acquario? Secondo me sì. Dici che può mangiarlo? Aspetta, sì, che vado a vedere prima di tutto se i T-Rex possono nuotare. Perché se non possono nuotare c'è un grande problemastico. Aspetta. Perfetto. Oddio, per le braccine piccole penso non sanno nuotare. Sto mangiando lo squalo. Lo squalo ha mangiato me. No, vieni qua. Cosa? Non lo so, sto continuando a morire. Niente. Adesso cammino sull'acqua. Mamma mia, quanti poteri hanno i T-Rex. Venite tutti ad ammirare la nuova fontana del parco. Non si sa con quale fisica si stia reggendo questa bestia. E non so la parte finale della fontana dove si è ficcata. Ehi, non voglio T-Rex saper. Sono qui per combatterti. Ma che devi combattere? Una volta per tutte. Ma vai a cagare, fatti mangiare. Fatti mangiare. Fatti mangiare. Ho vinto. Al prossimo video. Ho vinto. Come ho fatto a vincere? Scusa, ma ti sei fatto saltare in aria? Un paio di volte. Sei un imbecille.